Allora, bene, possiamo... introduciamo la cosa, questa è la parte importante della presentazione che stiamo presentando in questa circostanza. Invece questo e questo invece è il calendario della, di tutta la sessione estiva del Comune di Latina. Un po' di voce nel quale è riportato anche appunto questo. Ecco, io faccio un attimo. Allora, io tanto non devo se non dare il benvenuto all'ospite, ringraziarlo per questa sua presenza. Sono particolarmente contenta di averlo qui a Galatina. Il saluto è di tutta l'amministrazione che in questo momento io rappresento come assessore alla cultura, e ripeto, mi fa piacere perché so che peraltro è coinvolto nell'azione che vorrebbe portare la città di Lecce ad essere capitale della cultura. Noi come comune abbiamo aderito, e abbiamo aderito peraltro indicando anche dei luoghi che per noi sono veramente importanti, perché ci veniva chiesto di dire a quale titolo la nostra città si sentiva parte attiva del movimento per Lecce Capitale. Ecco, noi indicheremo dei luoghi che per noi sarebbe importante visitare insieme all'ospite. L'orario, per esempio, di oggi non ci consente di entrare in Santa Caterina d'Alessandria, che dal nostro punto di vista, ma in genere questo punto di vista è condiviso dai visitatori italiani e stranieri, costituisce l'attrattore principale per chi viene a visitare Galatina, il Salento e la Puglia. Oltre a Santa Caterina d'Alessandria, un altro contenitore per noi particolarmente importante è il Palazzo della Cultura, all'interno del quale le istituzioni culturali della città, il Museo Civico, la Biblioteca Comunale, che vanta un patrimonio importante, anche lì mi piacerebbe mettere nelle mani dell'ospite alcuni testi, alcuni volumi preziosi che noi possediamo, ma la Mediateca e il Laboratorio Urbano, che grazie al progetto della Regione Puglia, Bollenti Spiriti, abbiamo avuto finanziato e che è stato affidato alle cure di questa associazione di imprese, ma in particolare alla animazione culturale di Gigi Rigliaco, che con le sue attività anche passate, con la sua associazione Ars Gallery, rappresenta un riferimento forte per noi tutti, soprattutto laddove poi si tratta di coniugare proprio i linguaggi delle arti visive e della musica. Ecco, detto questo, io mi fermo perché, ripeto, sarei veramente felice di poter andare in giro in uno dei giorni futuri per fare così da guida un po' delle nostre bellezze, della nostra città. Ecco, io ci tengo, come già Gigi ha fatto, a consegnare il programma della rassegna estiva, all'interno della quale l'iniziativa per cui oggi siamo qui, Epidemia dell'Arte, con qualche piccolo errore ma legato semplicemente ai tempi della stampa e quindi delle locandine successive, noi lo abbiamo già inserito tra le iniziative artisticamente importanti nel Palazzo della Cultura. Lo abbiamo definito epidemie ed è epidemia dell'arte,
e dal 25 luglio, da noi risulta invece dal 26, ma ripeto, queste sono piccole cose che non spostano l'interesse e l'attenzione. Per cui ancora grazie, ancora benvenuti e ascolterò io per prima con grande interesse quello che sull'iniziativa Gigi ci vorrà comunicare. Perfetto, grazie assessore. Allora niente, questa manifestazione è nata dalla volontà di Paolo, Stefano ed Emanuele, che sono i referenti di queste altre due associazioni culturali di Copertino. Loro hanno fatto sempre questa manifestazione appunto a Copertino fino all'anno scorso. Quest'anno, dopo aver appunto visitato il Palazzo della Cultura, hanno ritenuto che fosse il luogo ideale per riproporre la loro manifestazione, ma all'interno di quello spazio. E naturalmente siamo stati ben lieti di accoglierli, di dare una mano, di collaborare insieme a loro. La manifestazione si baserà prevalentemente sull'aspetto musica e arte, indirizzato ad un target molto molto giovane, in quanto sia gli artisti partecipanti delle arti visive, sia i musicisti che verranno ad esibirsi, hanno tutti comunque un target molto giovanile e anch'essi sono molto giovani. E quindi stiamo cercando di dare in questo modo cercare di fare proprio un contenitore molto ma molto giovanile, ma con degli excursus importanti di cui vi parleranno successivamente. Qui ci sono alcune delle band che verranno ad esibirsi, alcune delle quali sono in esclusiva per l'Italia. Credo che il Montserrat sia l'unica tappa in Italia che presentano, e saranno a Galatina appunto questa settimana. E quindi niente, Paolo Nestola di Lauramente illustrerà nello specifico quali sono l'aspetto musicale, insieme anche a Stefano Mangiulli, che parlerà anche di alcune peculiarità riguardo appunto sempre l'aspetto musicale. Nunzia Perrone invece interverrà sulla presenza di Eva Caridi, un'artista internazionale che farà una sua personale, dedicheremo una stanza con un'installazione site specific per quest'artista, e tutto il chiostro comunque sarà coinvolto anche sia con giovani artisti che con artisti che tramite appunto la galleria Art & Arts Gallery sono quelli più che ci seguono ormai da anni e che comunque danno la possibilità di confrontarsi con altre realtà più giovanili. E quindi niente, Paolo magari vi racconterà un po' più nello specifico di che si dà, qual è l'aspetto musicale, e Nunzia dirà due parole anche sull'intervento di Eva Caridi che avverrà appunto, che inaugureremo giovedì prossimo. Sì, intanto buongiorno a tutti, volevo ringraziarvi della presenza, ringrazio Airan per la presenza, anche l'assessore, insomma, anche gli organi di stampa. Niente, io sono appunto Paolo Nestola, appartengo all'Associazione Culturale Lauramente di Copertino. Noi siamo attivi sul territorio già da 4-5 anni e la nostra idea era quella di creare un contesto, un contenitore culturale. E una volta che ci siamo trovati con l'altra associazione, Giustizia per Tutti, sempre di Copertino, c'è Stefano, abbiamo deciso proprio di creare un contest dove è possibile inserire all'interno tutto ciò che di creativo i giovani possono esprimere, senza dare delle linee di indirizzo. Questa era almeno l'idea iniziale. Ora come ora, visto che il nome ha avuto una certa risonanza a livello provinciale, poi le richieste sono state anche tante, abbiamo deciso anche di aumentare il livello della manifestazione, e occasione migliore era quella di coinvolgere il Palazzo della Cultura, perché pensiamo sia il contenitore ideale dove inserire la manifestazione. E nulla, ora vorrei per esempio che lui spiegasse quali sono le band che si esibiranno, perché abbiamo creato tre diverse serate, tre diverse situazioni, non solo per coinvolgere il pubblico giovanile, ma anche per coinvolgere un target un po' più alto. Ecco perché anche abbiamo pensato e abbiamo avuto l'onore di coinvolgere Eva Caridi in questa manifestazione, che per noi è veramente importante che ci sia. E nulla, ora lui mi introdurrà insomma come sono le band. Beh sì, perché deve specificare appunto il spazio, che sono tre serate, ognuna per tema musicale. La prima, vabbè, quella per la racconta Stefano. Buongiorno a tutti, sono Stefano Mangiulli dell'Associazione Giustizia per Tutti, sempre di Copertino.
E abbiamo fatto 3 giorni semplicemente perché ogni anno noi con l'epidemia dell'arte appunto abbiamo diversificato tutte le forme di arte, iniziando dal jazz all'elettronica, al reggae, all'hip hop, tutte le forme di arte sia musicali che artistiche. Infatti ci saranno rider, ci saranno pittori, scultori, poeti, ci sarà di tutto. E quindi appunto facendo 3 giornate diverse abbiamo puntato ogni giornata su un genere musicale, partendo dal 25 luglio dove ci saranno 2 sessioni, una sessione interna e una esterna. La sessione interna è dedicata al jazz con Monsieur Roux, che è un gruppo che viene dalla Francia per la prima volta in Italia, ed è diciamo lo special guest della giornata. Elena Daora e Alessandro Gallone, che sono 2 altri ragazzi emergenti della musica italiana del Salento, diciamo. E mentre la sessione esterna sarà reggae pop e sarà affidata a Unza, che se non sbaglio di Galatina appunto, e poi gli Shakedown Babylon e i Gem Soldiers, che sono 2 altri gruppi emergenti del Salento, veramente bravi. Il 26 luglio invece abbiamo fatto la sessione rock, dove ci sono Mr. John, un DJ anni 70-80, Liuro, che l'anno scorso hanno vinto l'Italian Arezzo Wave, e i Ministri del Sonno e le Carte, che è il gruppo rock diciamo più conosciuto qui nel Salento. Sì, e Liuro anche, che hanno vinto 2 anni fa un contest per partecipare all'Arezzo Wave, appunto, insomma, voglio dire... Ma poi gli altri, gli ultimi, aprono il concerto di Max Gazzera. Mentre il 27 luglio è una serata dedicata soprattutto al One Man Band e all'elettronica. Ci saranno infatti Alberto Piccini, Danger Mode, Old Fart Revolution, Dirty Train Lord e Knecro of the Cage, che sono tutti One Man Band, cioè ragazzi che suonano da solisti, suonano più strumenti e cantano allo stesso tempo. E sarà tutta una sezione elettronica. E poi in finale ci sarà Okiru e Cordrax, che faranno il loro show, diciamo. E questa è la scaletta musicale. E poi naturalmente vari artisti, della quale ci sarà Eva Caridi, appunto, che aspettiamo di... Sì, salve a tutti, io mi chiamo Nunzia Perrone e sono agente dell'artista Eva Caridi, che è una delle artiste internazionali rivelazione degli ultimi anni. È entrata prepotentemente nel panorama dell'arte contemporanea come big, soprattutto in seguito a una famosa esposizione che è stata realizzata nel 2012 presso Westminster University di Londra, l'Università di Architettura, AMBICAP3 in particolare, perché ha rappresentato un evento davvero grandioso con un site specific multimedia molto complesso e grande dal titolo Nude, una grande installazione di oltre 150 metri quadrati che ha coinvolto fotografia, sound installation, light installation, grandi installazioni e scultura, perché lei è principalmente un artista. E proprio da Londra noi portiamo un pezzo di questa installazione che prende il nome di Windows of Illusion e propone una mostra fotografica all'interno del Palazzo della Cultura e una statua, una scultura dell'artista con una sound installation che è molto interessante, veramente invito tutti a venire a visitare. E siamo molto felici e grati all'amministrazione comunale, al Palazzo della Cultura, naturalmente a Gigi Rigliaco, e siamo felici di poter avere, insomma, conoscervi, avere un'attenzione così particolare, così significativa per progetti di arte che dobbiamo valorizzare, dobbiamo spingere, legare alla musica, a contesti giovani, ed è questo è sicuramente vincente per... Quindi ci sarà la presenza personale di... E probabilmente ci sarà la presenza personale dell'artista, sì, la stiamo aspettando. Incrociamo le dita, lei in questo momento è impegnatissima su un lavoro ad Atene che avrà luogo il 27 settembre presso la Genesis Gallery, che è una delle gallerie emergenti di Atene più sulla cresta dell'onda in questo momento, ed è insomma molto occupata sul lavoro, però sicuramente sarà lieta di
fare un salto al festival. Come agente locale avete fatto altre mostre? Noi abbiamo fatto, sì, e in particolare questa artista ha un legame profondo con il Salento, perché lei è di origine anglo-greca, ma una delle sue prime mostre davvero importanti ha avuto luogo a Lecce presso il Conservatorio di Sant'Anna, in base ad un'iniziativa di Itinerario Rosa, femminile, molto legata ad un discorso di partecipazione attiva e di manifesto per l'arte contemporanea. E da qui ha preso luogo un lungo percorso che ha avuto diverse tappe, una delle quali è stata poi quella culminante nella mostra di Londra, ma qui ritorna e vuole anche, lancerò un annuncio, portare all'attenzione delle amministrazioni culturali, anche della città di Galatina, ma di tutto il Salento, perché noi abbiamo qui il labirinto proveniente dalla grande esposizione di Londra, portare all'attenzione la possibilità di realizzare una grandissima esposizione, possibilmente semipermanente o permanente, che possa lasciare un segno, insomma, una traccia sul nostro territorio. E comunque l'artista riserva questo. Lo sto annunciando un pochino in anteprima, riserva di creare dei progetti qui nel Salento, perché verrà a vivere probabilmente qui in Italia, è legata alla città di Galatina per vari motivi affettivi e familiari in particolar modo, quindi è qui che lei vuole lanciare dei progetti molto importanti, ed è per questo, insomma, che il suo passaggio vuole essere rimarcato in questo senso. Oh, non passerà inosservata. Non passerà inosservata, sentiremo parlare ancora. Perfetto, a questo punto, appunto, se Eran voleva intervenire riguardo a una considerazione generale, appunto, First of all, thank you very much for the invitation. Prima di tutto, grazie per l'invito. I can assure you the first time I was in Salento 2 years ago when I was invited to the art lab in Lecce. La prima volta che sono stata in Salento quando ero stata invitata al art lab a Lecce. I visited here. Ho visitato Galatina e ho visitato anche la chiesa di Santa Caterina. And 3 weeks ago when I had guests to visit me here in Salento. 3 settimane fa quando avevo ospiti qua in Salento. I took them to see the Santa Caterina. E li ho portati a vedere la chiesa di Santa Caterina. So, I've been here and walked around the city. Sono stato qui e ho girato la città, ho visitato. So the reputation was far beyond, and people come here, of course, want to see this fantastic cultural heritage. Quindi la reputazione di Galatina arriva lontana, tante persone vengono qua per vedere questo patrimonio culturale. And what is wonderful about this festival is that it connects a place with such cultural heritage with something absolutely contemporary. Quindi la cosa bella di questo evento è che collega tanto questo patrimonio culturale con il contemporaneo. Because you can't just live from the cultural heritage, you live today. Perché non si può vivere solo di patrimonio culturale, ma si vive anche oggi. But we need to know to have both. Ma bisogna avere tutti e due. And this bridge is also something that is very important for the cultural capital. E questo ponte è anche un elemento molto importante per capitale culturale. Cultural capital, when we say 2019, it sounds very far away. E quando parliamo di capitale culturale nel 2019 sembra molto lontano. So it actually in the date itself it is clear it's a project about the future. Quindi anche nella data 2019 già è chiaro che si tratta di un progetto rivolto verso il futuro. So having a festival also concerning young artists and involving the young population, of course, it's fantastic because that is a future project. E quindi avere un festival che riguarda soprattutto i giovani, un pubblico giovane, è interessante perché quindi riguarda il futuro. Because the young artists today will be the backbone of cultural capital in 6 years, 7 years. Perché i giovani oggi saranno loro nel 2019. And then we'll have younger artists to push for the next cultural capital. E poi avremo altri giovani artisti da spingere per la prossima capitale culturale. So I also like very much this epidemia dell'arte. Mi piace anche molto questo il nome epidemia dell'arte. Because I always believe that art is a kind of positive virus that we inject into the system.
perché penso sempre che l'arte sia un virus positivo che iniettiamo nella città e in qualsiasi sistema. Into our cultural system, il nostro sistema culturale, communal system, our family systems, comunità, familiare, and that it does good to people. E che fa del bene alle persone. Today in the morning, by coincidence, we had a meeting with a doctor. Quindi questa stamattina abbiamo incontrato un medico. And we spoke about the relationship and how important arts and culture is to well-being. E quindi abbiamo parlato del sistema e di quanto è importante l'arte per la salute. So coming from the doctor to the epidemic. Quindi parlando di epidemia. It makes perfect sense. Posso fare una domanda? So we have in a very compact time we are trying to develop this big idea for Lecce and the province and Brindisi. Quindi in poco tempo stiamo provando a sviluppare questa grande idea per Lecce e la provincia. So having an opportunity like today to pass the message. Quindi avere un'opportunità come oggi per passare il messaggio. And to have a partner like this young festival is fantastic for us. E avere un partner come questo giovane festival è fantastico per noi. And the claim is that we want to reinvent the utopia. Quindi lo slogan è reinventare utopia. So it's saying we want to do something really big. Quindi è dire che vogliamo fare qualcosa di veramente grande. But first we have to reinvent the Salentopia. Ma prima dobbiamo reinventare la Salentopia. So we have to live it so that Europe can learn from us. Quindi la dobbiamo vivere così che poi l'Europa possa imparare da noi. So in this sense I wish you much success. Quindi in questo senso vi auguro un grande successo. And I look forward to continue this partnership over the years. E non, spero di continuare a collaborare insieme nei prossimi anni. Grazie mille, grazie dell'intervento. Ora sì, sono presenti alcuni amici che li occupano di sia di testate giornalistiche ma anche dei blogger. Oggigiorno io considero più interessante l'aspetto blog che non la testata giornalistica fine a se stessa, che riporta la cartellina stampa così com'è sul giornale, che lascia un po' il tempo che trova. Ho preferito proprio invitare delle persone che hanno un loro veicolo, un loro veicolo internet nel quale si esprimono liberamente, magari anche in termini negativi, perché è importante avere anche dei riscontri oggettivi sulle cose che si fanno, perché da alcune considerazioni si possono anche prendere dei provvedimenti e farne tesoro di quelle che sono le critiche che possono pervenire. E quindi tra l'altro, se ci sono, appunto Raimondo, se ci sono alcune domande che volete rivolgere a chiunque dei presenti, chiederemo eventualmente di rispondere. Grazie. Sì, io al signor Berg vorrei chiedergli intanto chi è stato a sceglierlo come direttore artistico e come pensa di, o quanto conosce delle tradizioni e culture della provincia di Lecce per interagire, e se gli è dato fastidio il fatto che Bari abbia appoggiato Taranto come capitale europea per il 2019, visto che parlava appunto di Lecce e Brindisi. Many questions. The first question is that I was invited here by Paolo Perrone. Ero invitato dal sindaco Perrone. As the president, but not as the sindaco, but as the president of the independent committee. Ma non in quanto sindaco, ma in quanto presidente del comitato promotore. And the comitato promotore is made of the city of Lecce, the province, now also the city of Brindisi, the university and the chamber of commerce. Quindi è composto la camera di commercio, l'università di Lecce e il comune. Comune, the chamber of commerce, the university, the other ones. Okay. La provincia. So they invited me. Quindi loro l'hanno invitato qui. This is very important because I think that also in the wishes of the commission that the organization doing the cultural capital bid is independent from political administration.
administration. Quindi una delle volontà di questo comitato provvedore era essere indipendente quindi dall'amministrazione. So that's who invited me. Questo è chi mi ha invitato. The second question is, I think there are people here. It's about combining expertise. Credo che si tratti di combinare to combine different expertise. Sì, le diverse conoscenze. There are wonderful people here who have great expertise of the territory. Perché c'è molta gente qui che ha molta conoscenza del territorio. And that's why it's very important that I see myself also as a coordinator. E quindi è anche importante dire che sono il coordinatore. Because I come with an objective view. Perché vengo con un punto di vista obiettivo. And you can use me as the set of eyes from the outside. Quindi io potevo usare come gli occhi che vedo dal di fuori. Because I find many, many fantastic initiatives here. Perché trovo tante iniziative fantastiche qui. But they are not coordinated. Ma non sono coordinate. And so part of the job to be a coordinator is a very nice one at here because there's a lot to coordinate. Quindi è bello essere un coordinatore qui perché c'è molto da coordinare. And it's a wonderful learning process also for me. È un bellissimo processo di apprendimento anche per me. Good time. The third question, if I'm irritated by Taranto e Bari, not at all. Non è per niente, non gli dà fastidio per niente che Bari sostenga Taranto. This is an open call. Questo è aperto a tutti. Any city in Italy can apply. Qualunque città in Italia può fare domanda, può candidarsi. And even if you are competitors, it doesn't mean that in the long run you cannot work together. E anche se sono in competizione adesso all'inizio, non vuol dire che poi a lungo termine non possano collaborare. So we are now in the first round. Ora siamo nella prima fase. So I think we should be open to work together in the second round. Quindi penso che bisogna essere aperti anche a lavorare nella seconda fase. And competition just means you have to be better. Competizione significa solo che devi essere migliore. And I think with Lecce and Brindisi and the province we already have a very strong possibilities. Penso che con Lecce, Brindisi e la provincia siamo un punto forte. Piero Zurigo della nuova testata giornalistica nata Galatina, chiama il sedile, sempre online. How many chance have Lecce to be capital of culture? Quante possibilità? I don't have my glass ball. And I'm not in the business of calculating that. We have to work very hard. Dobbiamo lavorare molto duro. We have to connect public policy with civil society. Quindi dobbiamo ricollegare le politiche pubbliche con la società civile. Because this is a project that needs both. Perché questo è un progetto che ha bisogno di tutti e due. Political administration cannot become cultural capital without civil society. Quindi l'amministrazione politica non può diventare capitale culturale senza la società civile. And vice versa. E viceversa. So this is the wonderful opportunity for everybody to learn to work together. Quindi questa è la bellissima opportunità per tutti di imparare a lavorare insieme. And at the moment I think we're generating a good energy. Credo che al momento stiamo generando una buona energia. We have urban labs where we are talking with the citizenship about their vision of cultural capital, and we do them in the city and in the province and in both provinces actually. Quindi abbiamo dei laboratori urbani nei quali ci incontriamo con i cittadini per sentire le loro idee anche su questo progetto, li abbiamo a Lecce, a Brindisi e nelle province. We meet with different focus groups. Quindi ci incontriamo con gruppi diversi, incentrati su temi diversi. And I ask everybody, and so far I think it's working well, to be honest. E chiedo a tutti di essere onesti. About what works and what doesn't work. Su cosa funzioni e cosa non funziona. And to learn what we can do better together. Quello che si può fare per migliorare. To create this vision. Insieme, per creare questa visione. And if we succeed to create a very good narrative. E se abbiamo successo nel creare un buon racconto. That is honest and authentic to the region. Che sia onesto e autentico. For this place. Per questo posto, questa regione. And
we can create a good link to a European dimension of what we do here. Possiamo creare un buon legame con la dimensione europea di cosa stiamo facendo qui. So, this link between Salentopia and Eutopia. Quindi questo legame tra Salentopia e Eutopia. Then I think we have a good chance of getting in the next round. Allora credo che abbiamo una buona possibilità di entrare nella seconda fase. Thank you. And next time I come I bring my glass ball. se non c'è altro possiamo credo congelare i nostri ospiti, anche chi ora di tanto magari qua è il Salento è anche questo, è il Salento a luna si manca, si sta scarso il mondo. We can go to eat. We can eat, that's culture. Yeah, I have time. It's not important to the look the water, from the stomach. Okay. The Salento way of life can be very helpful. Yes, I know. Bene. Bene, allora. Abbiamo detto, ci siamo detti un po' tutto, voi avete le vostre cartelle, un po' tutto quanto. Va bene così? Sì, grazie. Sì, è andata bene, grazie.